Buonasera a tutti da Edoardo Mantovani, siamo in diretta dallo stadio Odegar di Asiago per il match dell'Alps Hockey League tra l'Amigros Supermercati Asiago Hockey e il Klagenfurt Future Team, squadra che stanno per fare il loro ingresso sul terreno ghiacciato. Noi siamo pronti ad andare a seguire il match, a commentarlo insieme, uno dei 5 match di serata. Si sta già giocando a Vienna con gli Oesenice avanti per 5-1 metà partita, a Feldkirch dove sta vincendo Renon per 2-0, siamo al sesto del secondo tempo, a Zellandse dove lo Zellandse dovrebbe essere in vantaggio per 2-1 contro il Fassa dopo 5 minuti della frazione centrale, e tra qualche istante, oltre al match dell'Odegan, comincerà anche il match del Pranives di Val Gardena tra il Gardena e il Merano. Ora, squadre che stanno per scendere in campo, noi andiamo a leggere quelle che sono le formazioni delle due squadre, partendo dagli ospiti, che tra i pali schierano il numero 1 Val Usnik, i giocatori, il backup il numero 31 Michael Sicker, i giocatori sono il 6 Tobias Sablatnik, 45 Andrei Tauschel, 64 Maximilian Primel, 65 Michael Malle, 86 Christoph Thieler, 88 Lorenz Lindner, 5 Niklas Hoffner, 15 Yannick Frowis, 20 Jakob Lipic, 41 Maximilian Tyrick, 49 Tobias Puk, 61 Anze Siftar, 70 Rock Kappel, 71 Nico Kramer, 72 Neil Unterluger, 74 Stefan Klasek, 81 Finn Vani, 91 Marco Sanic. Il natore della squadra Furri. Per quanto riguarda l'Asiago, invece, tra i pali il numero 35 Gianluca Vallini, il backup numero 30 Luca Stevan, i giocatori sono il 2 Francesco Forte, 4 Gregorio Jos, 17 Lorenzo Casetti, 23 Stefano Marchetti, 28 Cameron Ginetti, 44 Gabriele Parini, 51 Edoardo Lieure, 9 Daniel Mantenuto, 10 Stefano Gigliatti, 14 Matteo Tessari, 16 Michele Stevan, 18 Alessandro Tessari, 19 Filippo Rigoni, 22 Marek Vankus, 40 Samuele Zampieri, 52 Steven Jacobellis, 68 Michele Marchetti, 94 Anthony Salinitri, 95 Marco José Magnabosco, allenatore della squadra Petri Matila. A dirigere l'incontro questa sera, signori Benvenu e Stefanelli, coadiuvati dai linesmen Bedana e Piras. Asiago con ancora assenti Miglioranzi e Rosa ed Olivero, per loro ancora assenze che si protrarranno nel tempo. Asiago che però ha ritrovato già dallo scorso weekend Matteo Tessari, che dopo aver saltato due match è tornato in campo. Per lui si era trattato di una botta alla testa subita nella partita di Gardena per una carica di Max Oberhoek, che poi era stato penalizzato con una penalità partita e due match di squalifica. Squadre che stanno scendendo in campo. Klagenfurt, che è partito bene quest'anno, generalmente eravamo abituati a vederli nelle parti basse della classifica, invece per loro sono arrivate subito due vittorie che li hanno portati, due vittorie e una sconfitta all'Overton nelle prime tre partite, che li hanno proiettati subito nelle parti più nobili della classifica. Dopo sono arrivate tre sconfitte di fila e ora Klagenfurt che si trova al nono posto, Asiago che invece è al secondo, questa sera cercherà di vincere per mantenere la sua posizione. In testa classifica si trova lo Jesenice, che questa sera sembra non avere problemi nel match di Vienna, e quindi Asiago che cercherà di rimanere in scia della squadra slovena. Asiago che però ha disputato con quella di stasera, disputerà una partita in più rispetto allo Jesenice, quindi sarà dietro nel punteggio con una partita in più. Quindi tutto da valutare. Come sappiamo, il campionato del Hockey League non funziona, non scorre regolarmente come altri campionati in cui si giocano in certe giornate. Nel Hockey League si sfruttano più giorni della settimana, e come l'Asiago che ha giocato sia venerdì che sabato, quindi subito giocando due partite vicine e aumentando il proprio numero di partite giocate in campionato, il più alto del campionato per il momento per quanto riguarda l'Asiago, che con questa sera va già a quota 7. Ora presentazione dei due starting six. Partiamo dagli ospiti, che come abbiamo detto in porta schierano il numero 1 Val Usnik, in difesa il numero 6 Tobias Sablatnik,
e il numero 86 Christoph Thieler. Davanti invece troviamo al centro il numero 15 Yannick Frowis, come alla sinistra il numero 41 Maximilian Tyrick e come alla destra il numero 70 Rock Capel. L'Asiago risponde con Gianluca Vallini tra i pali, in difesa il numero 28 Cameron Ginetti e il numero 17 Lorenzo Casetti. Davanti al centro troviamo Steven Jacobellis con il numero 52, alla sinistra il numero 94 Anthony Salinitri e sulla destra il numero 95 Marco José Magnabosco. Matila che è tornato alla prima linea originaria, quella delle prime uscite stagionali, ha fatto degli esperimenti in Matila inserendo Gigliatti con Jacobellis, alla fine ha deciso di tornare a giocare con Magnabosco e Salinitri come ali di Jacobellis, terzetto che aveva fatto molto bene nelle prime uscite e che quindi è stato riconfermato poi da Matila. Pronti per il primo face off, all'ingaggio vanno Frowis da una parte e Steven Jacobellis dall'altra. Benvenuto a scodellare il primo pack del match. Qualche problema con le ali, ora giù, primo disco che tocca il ghiaccio, subito Mischa per il possesso del pack, riesce a giocarlo lì indietro Steven Jacobellis, poi Asiago che allontana con Ginetti, c'è una liberazione vietata da parte della squadra giallorossa, gioco interrotto immediatamente e face off alla destra di Gianluca Vallini. Anzi alla sinistra, Capel al face off contro Jacobellis, l'abbiamo vinto Jacobellis. Casetti porta di scritto alla porta, serve Magnabosco, viene subito pressato molto bene da Sablatnig, prova ad uscire, disco lungo di Ginetti per Jacobellis, troppo lungo, Jacobellis riesce comunque a raggiungerlo dopo un tocco della balaustra di fondo campo, che prova ad alzare la pressione per tenere il disco nel terzo d'attacco, non ci riesce, disco allontanato dal Klagenfurt, ci arriva Ginetti che si ferma dietro la porta di Vallini, attende il cambio di linea, salta un giocatore correndo qualche rischio, buona prova giocata di Ginetti che allarga poi per Gigliatti sulla sinistra, sale Gigliatti, ancora Gigliatti a tenere il pack nell'angolo di sinistra, Gigliatti scarica su Stefano Marchetti, di nuovo Gigliatti che spedisce il disco nell'angolo opposto, non trova un compagno, prova a ripartire al Klagenfurt, va a fare la guardia Parini che costringe gli attaccanti austriaci a spedire il disco nel terzo d'attacco. Ci arriva Stefano Marchetti che tocca per Gigliatti, Gigliatti per Mantenuto, disco che scivola, riesce a recuperarlo Mantenuto che poi viene caricato, non ci sono minuti, si continua a giocare, controlla il disco il Klagenfurt che può rispedirlo nel terzo attacco, lo mette giù Vallini dopo averlo controllato con il guanto, lo lascia a Jos che va a cercare Parini, Parini che va perso l'equilibrio, ha perso anche l'attimo per arrivare sul pack, ha rimediato immediatamente, disco per Matteo Tessari che va da Stevan, Stevan ad appoggiare in avanti, prova a ripartire il Klagenfurt, Hoffner mette il disco in avanti, ancora Klagenfurt nel terzo d'attacco, gioco che allontana Malle, disco messo in avanti da Unterlauger, bisogna recuperare il pack con Jos che va all'indietro da Forte, controlla il disco Forte per Zampieri, allontana Zampieri che riesce a controllare il disco, portarlo in avanti, guadagna la rossa, lo spedisce nel terzo attacco in velocità Zampieri a recuperare il disco, ottima azione quella di Zampieri che trova poi Ginetti sul blu, prova ad allargarsi sulla sinistra Ginetti, viene fermato da un intervento difensivo del Klagenfurt, abbastanza sbilanciato Ginetti, non è riuscito a mantenere il possesso del pack, Klagenfurt ancora recuperato, ha portato il disco nel terzo d'attacco, cioè sta cambiando giocatori, disco regalato a Frowis, Frowis mette il disco al centro, lo intercetta
Rigoni che prova a lanciare un compagno, non ci riesce, non spedisce il disco nel terzo d'attacco, disco che gira lungo la sponda. Riparte il Klagenfurt con Frovis, porta il disco in avanti, lo mette dietro la porta, il disco che viene raccolto da Jakobellis. Jakobellis con il pack trova Magnabosco, Magnabosco indietro per Marchetti, Marchetti per Jakobellis che prova a liberarsi sulla destra, ancora Jakobellis che lascia Magnabosco, Magnabosco è dietro la porta per Salinitri, poi liberarsi Jakobellis, è servito, passaggio un po' alto, arriva Stefano Marchetti che tocca per Parini, Parini davanti da Jakobellis che torna da Marchetti, il tiro di Marchetti, la deviazione di Usnik senza grossi problemi, ma ancora Jakobellis che prova a farsi largo sulla sinistra, viene fermato, può ripartire quindi il Klagenfurt che porta il disco in avanti, c'è un fuorigioco ravvisato dagli Iceman, gioco che viene quindi interrotto, si riprenderà con un face off in zona neutra. Tre minuti e 50 giocati fino a questo momento. Ha già vinto il Klagenfurt. Doveva chiudere l'entrata in zona, controlla il disco con Mantenuto che lo gioca indietro per Jos. Jos si libera bene, trova Mantenuto. Mantenuto a lottare, mette il disco al centro, non ci ha creduto Gidiatti che si è preso un po' indietro. Esaurio recupera il disco in zona neutra, lo controlla con Jos che va a cercare Mantenuto, non aggancia Mantenuto, poi arriva Michele Marchetti, prova a sfondare sulla destra, viene fermato, gli dà una mano Mantenuto, ancora Mantenuto al centro per Gigliatti, scappa il disco Gigliatti, gli parte il Klagenfurt, lo poggia lungo la sponda, Benini lascia scorrere, lascia che il disco arrivi a Casetti, traffico davanti alla panchina stellata, Casetti prova ad appoggiare il disco in avanti, non ci riesce, riparte il Klagenfurt che porta il disco nel terzo d'attacco con Prime, viene fermato lungo la sponda, allora Ginetti, tocca per Stevan, fermato anche Stevan, tiene il disco in avanti il Klagenfurt, ci può arrivare però Casetti, dopo un tocco di Stevan perde il disco Casetti, attenzione a Kramer che scivola, disco buono per Matteo Tessari che appoggia Vankus, Vankus prova a portare il disco in zona offensiva, viene bloccato nel ripiegamento difensivo di Lindner, può ripartire Klagenfurt a chiudere Matteo Tessari lungo la sponda nel terzo di difesa, disco ancora bloccato lì, prova a recuperare il pack, lo fa girare bene Klagenfurt, Malle sulla blu mette il disco in avanti, alto però sopra la traversa, ancora Klagenfurt nel terzo d'attacco, disco nell'angolo alla sinistra di Vallini, Parini controlla il disco dietro la porta, c'è Stefano Marchetti, cambio di linee per la squadra giallorossa dentro la quarta, ce ne sono già andati 6 minuti e mezzo di gioco in questo primo tempo, sempre 0-0, discontrollato da Jos, Jos mette il disco al centro, non trova un compagno, recupera Parini insieme a Zampieri, poi Jos a servire Rigoni che scivola, perde il momento per servire un compagno, disco viene quindi controllato dal Klagenfurt che sale nuovamente, recupera il disco Magnabosco, serve Jakobellis che prova a farsi strada sulla sinistra, ancora Jakobellis si accentra, scarica su Magnabosco, Magnabosco al centro, non ci arriva nessuno dei suoi, può ripartire il Klagenfurt, Magnabosco va a chiudere in zona neutra, disco buono per Forte, serve Ginetti, Ginetti per Magnabosco, Magnabosco per Jakobellis, sale Jakobellis, scarica su Salinitri, Salinitri prova il tiro, colpisce l'esterno della rete con un tiro di rovescio da posizione defilata, ancora Salinitri a tenere il pack, scarica su Casetti, disco tenuto in avanti, ora recuperato dal Klagenfurt,
parte da dietro con Fanì. Sale lui sulla sinistra, si allarga bene, va il tiro, una buona conclusione, la parata con la spalla da parte di Vallini, disco ancora libero, prova a approfittarne ancora il Klagenfurt che tiene il disco in avanti con Sanic, poi Fanì di nuovo, disco in avanti, lo recupera Ginetti che fa partire Magnabosco, però un fischio da parte della quaterna arbitrale. Gioco che viene quindi interrotto, ci sarà Fessò fino avanti per il Klagenfurt. Forse qualche problema per Vallini dopo il tiro subito. Tiro in quella zona del corpo, sono spesso male i portieri. Gioco che vince il Fessò con mantenuto. Servito Gigliatti. Gigliatti, ottimo passaggio per liberare Stefano Marchetti che serve subito mantenuto. Mantenuto porta il disco in avanti con lui Michele Marchetti. Disco tenuto da Asiago, il tiro Stefano Marchetti, disco libero, attenzione, mantenuto anche la porta, non riesce ad insaccare il pack. 11 minuti e 40 del termine del primo tempo. Una buona azione di mantenuto. Prova di nuovo a entrare in terzo attacco, lo fa con Michele Marchetti che va dietro la gabbia, cerca Gigliatti in mezzo, disco viene intercettato dalla difesa ospite, ma ancora Gigliatti che libera il pack, prova a tenerlo, a difenderlo al suo modo, serve forte, che viene avanti da Vancus, si lamenta Gigliatti con il capo arbitro, disco controllato da Stevan che esce da dietro porta, poi la conclusione, disco respinto. Insiste Lesiago con Forte che va alla conclusione, ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora Lesiago in avanti, Matteo Tessari al centro per Stevan che non riesce ad iniziare il disco in porta. Lesiago che rimane nel terzo offensivo. Stevan per, scusate, Matteo Tessari per Vancus, ancora Tessari bloccato nell'angolo di destra. Parte il Klagenfurt che ha recuperato il pack e l'ha spedito subito nel terzo attacco. Il gioco che è lontano immediatamente. Poi torna nel terzo giallo-rosso. Allora Ginetti va a giocare il disco in avanti per Rigoni. Rigoni che non ha cominciato benissimo questa partita rispetto alle prestazioni delle partite precedenti. Fatica la quarta linea ad uscire dal terzo di difesa, ci riprova ora con Casetti che controlla il pack, attende il cambio linea dentro il primo blocco, disco in avanti per Magnabosco, controllo così così, disco che torna indietro, buono per 6 nitri, sai 6 nitri che mette il disco nel terzo d'attacco. Magnabosco va a cercare il disco anticipato da Frovis, ancora una buona pressione stellata, se la cava bene però il Klagenfurt con Kappel che mette il disco in avanti a lottare contro Parini, lo anticipa Parini, poi Jacobellis per Salinitri. Salinitri mette il disco al centro, non una grande idea la sua, tiene il disco in avanti il Klagenfurt, arriva a una conclusione dal da blu da parte di Prime, deviata dal bastone di Magnabosco, disco che finisce sulla rete di fondo campo, quindi gioco interrotto a 9 minuti e 6 secondi dal termine del primo tempo, risultato ancora di 0-0. Gioco che rimane nel terzo di difesa, ora può ripartire con Michele Marchetti, disco che finisce distante, lo controlla Usnik che rischia molto con il pack che poi rimane davanti alla sua gabbia, non riesce ad approfittare da Asiago, ha rischiato molto qui il portiere sloveno del Klagenfurt. In parte la squadra carinziana che porta il disco in avanti, disco giocato sulla blu, altra occasione per il Klagenfurt, ci saranno 2 minuti di penalità per la squadra giallorossa, ha parato Vallini
la conclusione della distanza. Ci saranno 2 minuti per Gregorio Gius, che va ad accomodarsi in panca dei puniti. 2 minuti per Sgambetto, dopo 11 minuti e 29 di gioco in questo primo tempo. Per vedere l'azione, appunto, poi il tiro. Sgambetto fischiato giusto davanti alla porta, sembra esserci. Adesso fu vinto dal Klagenfurt, che ora prova a giocare in superiorità numerica, sfruttando l'uomo in più. Finisco sulla blu. Prova il Klagenfurt, il tiro, la parata di Vallini. Poi Casetti che si appena con Kramer, che aveva fatto un mezzo colpo di bastone al portiere giallorosso. Ancora ingaggio in avanti per il Klagenfurt. Fanny al face-off contro Mantenuto, ingaggio vinto da Mantenuto, disco spinto dall'altra parte del campo. Riparte da dietro il Klagenfurt con Thieler, che si libera bene di Vankus, gioca poi il disco indietro per Kappel. Va a chiudere l'Asiago, disco riconquistato, Vankus all'indietro per Stefano Marchetti, che allontana, mette il disco nel terzo del Klagenfurt. Il disco viene controllato dalla squadra austriaca. Un classic, pronto a ripartire da dietro. Ancora 55 secondi di penalità per l'amico Stasiago. Fuori gioco del Klagenfurt, in precisione sulle blu. Gioco che viene quindi interrotto. Rissoff in zona neutra. Ancora 51 secondi di penalità per Gregorio Gius. Controlla il disco il Klagenfurt, lo mette in avanti. Ci arriva Ginetti, che prova ad allontanare, disco che finisce fuori dal rettangolo ghiacciato. Gli sarà ingaggio nel terzo di difesa per la squadra stellata. Ne approfitta per cambiare 3 dei 4 giocatori che erano sul ghiaccio. Ecco Bellis al face off. Ingaggio però vinto dal Klagenfurt. Ci prova con il primo blocco di power play. Kramer per Kappel. Stone sul blu da Thieler. Ottima pressione di Salinitri, che recupera il pack, prova a portarlo in zona neutra, non ci riesce. Allora Fanny si laga sulla sinistra, prova a impostare tutto. Ancora Salinitri, disco riconquistato da Asiago, che prova a partire in contropiede, ma passaggio intercettato. Ora occasione per il Klagenfurt. Bravo Ginetti a rimediare. Asiago che mette una buona pressione, non consente al Klagenfurt di impostare la manovra. Klagenfurt che entra ora nel terzo attacco. Rispetto alla porta di Vallini, sta per entrare Gius. Si torna a giocare in 5 contro 5 in questo momento. Discontrollato dal Klagenfurt. Kappel con il pack, glielo porta via Ginetti, che va a lottare in zona neutra. Disco buono per Gigliati, che prova a partire in contropiede. Gigliati davanti alla porta, viene fermato. Non c'è però fallo, non alza il braccio il capo arbitro. Sembrava potesse esserci un gancio con bastone, non è stato però ravvisato. Asiago che continua a spingere, ma disco riconquistato il Klagenfurt di nuovo. Asiago con Magnabosco, serve Gigliati davanti alla porta. Gigliati non riesce a battere Usnik. Ci continua con l'Asiago, che gioca il disco sul blu. Parini prova la conclusione, non trova lo specchio della porta. Disco raccolto da Gigliati. Gigliati sotto porta, si allarga sulla destra, porta il disco sul blu. Ancora Gigliati che gioca il disco in avanti, buono per Mantenuto, che va alla conclusione, la parata di Usnik. Ancora Gigliati per Magnabosco, Magnabosco per Mantenuto, non riesce a controllare il disco Mantenuto, allontana il Klagenfurt, che mette il disco in zona neutra. Asiago riparte subito, servito Gigliati, che già nel terzo d'attacco. Gigliati si accentra, cerca un compagno, difende il pack, scarica su Ginetti. Ginetti ha spazio per andare giù, va giù Ginetti, il suo tiro troppo centrale, facile per Usnik che trattiene. Ora c'è il power break, ci sentiamo tra pochissimo.
Diretta dell'Odegaard, 5 minuti e 20 alla conclusione della prima frazione, risultato di 0-0 tra Migros Asiago e il Klagenfurt. Asiago che è andato vicinissimo al gol del vantaggio negli ultimi minuti con la seconda linea, prima un'occasione per Gigliatti, poi una per Mantenuto. Gigliatti non è riuscito a trovare la porta a tu per tu con il goli ospite, mentre Mantenuto si è visto parare il tiro da Usnik, che è riuscito con il guantone a mettere il disco nell'angolo. Ora Klagenfurt che prova a ripartire, lo fa però con una liberazione vietata, quindi gioco interrotto. Asiago che potrà giocarsi questo face off nel terzo d'attacco. Stefan chiede l'ingaggio sulla sinistra, va a posizionarsi Stefan contro Kramer, ha già vinto da quest'ultimo. Controlla il disco il Klagenfurt e prova a ripartire, va a chiudere Ginetti, con lui Michele Marchetti, ancora Ginetti che trova Casetti, Casetti per Vancus, Vancus all'indietro, Ginetti sbaglia il passaggio, Ginetti, disco controllato ora dal Klagenfurt che entra in terzo attacco, altra conclusione dalla blu con Lindner, la parata di Bellini. Gioco fermo, ora face off la destra di Bellini. Fanny al face off contro Alessandro Tessari. Ingaggio vinto da Tessari, controlla il disco forte che trova Zampieri. Zampieri spedisce il disco in avanti. Non c'è liberazione vietata, Asiago va in pressione con la sua quarta linea. Un paio di buone cariche da parte di Zampieri, Alessandro Tessari. Un disco controllato dal Klagenfurt, che poi lo allontana, lo mette in zona neutra. Ci arriva Rigoni, serve forte. Forte caccia il disco nel terzo d'attacco, proverci Rigoni. Va a lottare lungo la sponda. Del bastone Rigoni, disco controllato dalla squadra ospite, interviene Senitri, porta via il pack. Magnabosco al centro per Jacobellis, Jacobellis davanti al portiere, c'è però fuori gioco della Migros Asiago. È stato servito bene a Jacobellis, però credo che sia Senitri che Magnabosco fossero all'interno del terzo d'attacco. Questa invece è la bella carica di Zampieri, seguita da quella di Alessandro Tessari. Fuori gioco che c'è tutto, come abbiamo visto nel replay fornitoci dalla nostra regia. Ingaggio vinto da Jacobellis in zona neutra, 3 minuti e 37 alla conclusione del primo tempo, sempre 0-0. Magnabosco a caccia del pack, non riesce a trovarlo. Non demorde Magnabosco, si fa aiutare anche da Jacobellis. Magnabosco prova a tenere il pack in avanti, anche Parini a spingere lungo la sponda. Magnabosco riesce a trovare il pack, il tiro di Parini respinto, ma ancora Parini che si avventa immediatamente sul disco per tenere viva l'azione. Poi Magnabosco dietro la porta, ancora Magnabosco al centro, non riesce a servire Jacobellis, disco riconquistato immediatamente dal Klagenfurt. Già non demorde, tiene il disco in avanti con Jacobellis solo per una frazione di secondo, poi Klagenfurt che allontana. Già ne approfitta per andare al cambio, cambia anche la squadra ospite. Passaggio così così di Jos per Gigliatti che riesce a rimediare. Contro il disco Gigliatti, parte da dietro la gabbia, scarica su Forte, esce da dietro Forte, larga sulla destra per Michele Marchetti che entra in zona offensiva, disco per Mantenuto, fuori gioco della squadra giallorossa, giusta la chiamata dell'Iceman. Marchetti che si è fermato sulle blu, ha tenuto il disco nel terzo neutro con i due giocatori Gigliatti e Mantenuto che entravano in velocità.
nel terzo d'attacco, quindi giusta la chiamata da parte degli Iceman. Faceoff vinto, l'ha mantenuto Juice, gioca il disco in avanti, non trova un compagno, non c'è però liberazione vietata, può andare a mettere pressione dietro porta, mantenuto con Luigi Liatti, perde il disco il Klagen, furta il disco sul blu, il tiro di Juice, la parata di Usnik, poi mantenuto sulla sinistra, mantenuto, tiene il pack, vada forte, forte in avanti, trova Michele Marchetti dietro la porta, Marchetti prova a uscire dietro la gabbia, ancora Marchetti che si coordina, si gira per mettersi il disco sul dritto, va alla conclusione, bravo Usnik che controlla bene sul primo palo, chiude benissimo. Andiamo a rivedere la giocata poi da dietro porta, questo è il tiro di Jossa con la parata di Usnik, possiamo rivedere anche da dietro porta, controlla molto bene Usnik il tiro di Jossa, la gioca però torna subito nel terzo attacco con Vankus, manca un minuto e mezzo al termine del primo tempo, sempre 0-0, sicuramente più pericoloso l'asiago soprattutto negli ultimi minuti. Il risultato ancora bloccato sul punteggio di parità. Porta fuori il disco Stefan sulla sinistra, attenzione, prova a centrarsi, una gran giocata la sua, credo che abbia colpito il palio se non c'è stata la parata di Usnik, ma una super giocata quella di Michele Stefan a 1:04 dal termine. Ci rivedremo da dietro porta, da qui purtroppo non si capisce dove finisce il tiro. Sembra colpisce il palio. Colpisce il palio, poi per fortuna Diusnik torna nelle sue parti in modo da poterlo controllare. Vicinissimo al gol Michele Stefan, a 1 minuto dal termine. Asiago rimane nel terzo attacco con Gigliatti sulla sinistra. Va a servire Stefano Marchetti, tiro Stefano Marchetti deviato, lo raccoglie forte che tiene viva l'azione, va a servire mantenuto dietro la gabbia, ancora mantenuto, mantenuto con il pack, si libera bene, mantenuto, c'è con compagno, appoggia forte, porta va sulla blu da Stefano Marchetti che cerca Gigliatti sulla sinistra, Gigliatti si allarga molto bene, ancora Gigliatti te lo porta, mette il disco in mezzo, però è mantenuto, mantenuto, portato nell'angolo e caricato, perde il possesso del pack, allontana il Klagenfurt e conquista il disco Stefano Marchetti, serve Gigliatti, Gigliatti per Rigoni con un passaggio morbido, non lo trova Rigoni, però prova a tornare sul pack, ottima giocata di Rigoni che libera benissimo il pack, aveva pulito un disco splendidamente Rigoni, non è poi riuscito a concludere. E finisce qui il primo tempo, risultato di 0-0 dopo 20 minuti, sicuramente più asiago che Klagenfurt, però squadra ospite, bella pimpante con un buon ritmo, cerca di impensierire l'asiago con un buon pattinaggio, un gioco corale comunque buono, asiago che al momento non è riuscito a sbloccare il risultato anche se sembra essere sul pezzo, esserci vicino. A questo punto un quarto d'ora di pausa, ci sentiamo poi, sempre qui in diretta dall'Odegar per commentare il secondo tempo.
Torniamo in diretta dell'Odegaard, sta per cominciare il secondo tempo tra il Migros Asiago e il Klagenfurt. Dopo 20 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0, mentre dagli altri campi ci arriva l'8-2 con cui lo Jesenice sta vincendo a Vienna a metà del terzo tempo, 3-1 del Renon a Feldkirch al sesto del terzo tempo, al quinto del terzo tempo lo Zegense sta vincendo 5-2 contro il Fassa, mentre anche al Pranives di Savi Valgardena il risultato è di 0-0 tra il Gardena e il Merano dopo il primo tempo di gioco, così come l'Odegaard. Quasi tutto pronto per riprendere il match. Prime linee schierate sul ghiaccio, Jakubellis all'ingaggio contro Frovis. Giacomozzi che si accerta che sia tutto pronto per il primo face-off della frazione centrale. Allora, pronti per il primo ingaggio, si sistemano i due centri. Ingaggio vinto da Frovis. Ne busco in pressione, tutto che lontana il disco, non c'è liberazione evitata. Esegue, controlla con la coppia di difesa, esce bene da dietro, poi Jakubellis non riesce a servire Magnabosco, disco intercettato dal Klagenfurt che lo perde poi malamente. Allora Casetti che va da Salinitri, disco buono per Jakubellis che entra nel terzo attacco, serve Magnabosco che non si aspettava questo passaggio, disco quindi perso dell'Asiago. Lontana il Klagenfurt, Casetti trova Jakubellis che entra nel terzo d'attacco, scarica su Magnabosco, Magnabosco al centro per Casetti che mette il disco in avanti, il tocco di Usnik, poi finisce nell'angolo. Rimane nel terzo d'attacco ancora con Casetti, poi Gigliatti, Gigliatti per Mantenuto che va bene dietro la porta, ancora Mantenuto, disco al centro per Michele Marchetti che non riesce a tirare. Per Stefano Marchetti a tenere il pacco in avanti, lo raccoglie il fratello Michele che prova a difenderlo con il corpo, scarica poi su Stefano Marchetti il suo tiro, la deviazione di Mantenuto, la parata di Usnik, allontana il Klagenfurt, disco in zona neutra, ancora Asiago con Parini che appoggia nel terzo attacco, prova ad andare a recuperare il pacco, a fare tutto da solo ma arriva in ritardo, ancora Asiago in avanti, occasione per Michele Marchetti, la parata di Usnik. Controlla il disco il Klagenfurt che riesce a metterlo in zona neutra, sul disco ci arriva forte, forte per Parini, Parini va giù, ci saranno due minuti di penalità per il Klagenfurt, difende il disco forte, ma alla fine arriva il fischio del capo arbitro Benvenu, anzi chiedo scusa, Giacomozzi ha alzato il braccio, ci saranno due minuti di penalità per Sonic. 18 minuti e 13 al termine del secondo tempo, primo powerplay della serata per la squadra giallorossa, face off alla sinistra di Usnik, già vinto da Fanny, allontana il Klagenfurt, no, ha perso tempo nel mettere il disco dalla parte opposta del campo, scontrato da Ginetti in avanti per Jakubellis, Jakubellis indietro, vada Mantenuto, Mantenuto di nuovo per Jakubellis, esegue questo sistema, Magnabosco sulla sinistra, trova Salinitri, ancora Salinitri che torna da Magnabosco, Magnabosco per Ginetti che ha spazio, vada Jakubellis, Jakubellis prova il tiro, la parata di Usnik che in due tempi riesce a trattenere, il gioco che viene quindi interrotto, un minuto e 27 ancora di power play. Un buon movimento di disco in questi primi secondi nel terzo d'attacco per la squadra giallorossa. Poi il tiro di Jakubellis, si va a trovare pronto Usnik, ancora Asiago, Ginetti per Jakubellis che vada Mantenuto, Mantenuto controlla il pack, gioca sul secondo palo per Salinitri, leggermente impreciso il passaggio di Mantenuto, Asiago mantiene il possesso del pack, ancora Salinitri che prova il tiro, l'Italia, Salinitri che trova il gol dell'1-0 quando mancava 1 minuto e 11 al rientro, giocatore penalizzato, Asiago che sblocca il risultato dopo 2 minuti e 37 di gioco nel corso del secondo tempo, prende la mira a Salinitri, cinico e letale da quella posizione, e arriva il gol
dell'Asiago. C'è il pendolo a centro ghiaccio. Vediamo anche da dietro. Esco che passa addirittura tra i gambali di Usnik. Gioca, prova subito a tornare al terzo attacco con la terza linea. Esco allontanato però dal Klagenfurt. Controlla il disco nuovamente con Vankus che va da Ginetti. Ginetti per Casetti. Casetti per Matteo Tessari. Si fa vedere Vankus, passaggio che è stato probabilmente deviato, è finito alto, non è riuscito ovviamente ad arrivarci Vankus. Disco quindi controllato dal Klagenfurt, che spedisce subito in zona offensiva. Esce Vallini, lo gioca lungo la sponda, non c'è nessuno dei suoi pronto a raccogliere questo pack. Disco viene quindi controllato dal Klagenfurt. Disco spedito dall'altra parte del campo, ci arriva Vallini che decide di trattenere. Gioco quindi interrotto. Face off alla sinistra di Vallini. Ha già vinto dal Klagenfurt. Disco sulla blu, Lindner. Disco giocato in avanti. Ci va Kappel. Disco di nuovo indietro per Lindner. Va a cercare il tiro, la parata di Vallini, trattiene il pack, il gol stellato. Subito cambio per Mattila, inserisce il secondo blocco. Mantenuto l'ingaggio contro Kappel. Penso fu vinto da mantenuto. Forte viene bloccato in sponda con questo disco il Klagenfurt, trova il gol con il tiro, mi sembra, di Tyrick, deviato anche la porta. Adesso andremo a rivedere il replay perché non è chiarissima la dinamica che ha portato il gol del Klagenfurt. Disco messo verso la gabbia, credo ci sia stata una deviazione di Kappel. Lo rivediamo da dietro la gabbia. Disco che sbatte tra il difensore, credo che si trattasse di mantenuto più che di un difensore, Vallini, e carambola in fondo al sacco. Quindi 1-1 per adesso con il Klagenfurt che trova il gol del pareggio. Esatto, che rimane nel terzo attacco. Attenzione, spazio per Ginetti. Ginetti prende la mira e la parata da parte di Usnik, subito occasione per l'Asiago per tornare in vantaggio. Insiste l'Asiago con Ginetti, disco al centro, la parata di Usnik sul tocco ravvicinato di Michele Marchetti. Si salva il Klagenfurt. 15:37 al termine del secondo tempo. Questa è l'occasione per Ginetti. Ha provato il tiro sul primo palio, addirittura c'era forse Usnik un po' spiazzato, tanto fuori sulla sinistra, va al lato destro più aperto. Ginetti è andato per il tiro sul primo palio, forse sul secondo avrebbe avuto più fortuna. Comunque si sarebbe creata una situazione in cui ci poteva essere un rebound da poter giocare per i compagni. Gioca ancora nel terzo attacco con la prima linea ora. Jacobellis va sulle blu, Casetti per Ginetti, il tiro di Ginetti respinto dalle gambe di Sunic. Disco controllato dal Klagenfurt che prova ad uscire dal terzo di difesa. Ancora con Sunic. Disco messo in avanti per arrivare a Cefani. Sempre Klagenfurt nel terzo attacco. Tanto tiro questa volta di Primel. Respinto dalle gambe di un giocatore stellato. Esco poi allontanato in zona neutra, diventa buono per Magna Bosco nel terzo attacco che trova subito Jacobellis. Jacobellis si allarga sulla destra, appoggia in avanti, trova Magna Bosco che viene anticipato da Primel. Si è fatto lungo la sponda per il possesso del pack. Disco recuperato dal Klagenfurt, l'uscita di zona. Disco però spedito in tribuna direttamente
da Sipfar, Siftar. La genzona neutra. 14 minuti e 16 secondi alla conclusione del secondo tempo. 1-1 il risultato. Botta e risposta tra le due squadre. Prima con il gol di Salinitri, poi con il pareggio austriaco. Un'altra occasione per il Klagenfurt. Disco deviato, finisce sulla rete di fondo campo. Conclusione che arrivava da una buona posizione. A rivedere l'occasione. Un tiro che è finito sulla rete di fondo campo. Ora quarta linea sul ghiaccio per squadra giallorossa. Ho giocato in avanti, prova a levarci Alessandro Tessari. Ha fatto lungo la sponda. Ancora Tessari con lui Rigoni. Prova a liberare il pack. Portalo fuori, ci prova Zampieri. Poi forte a tenere il disco lungo la sponda. Riesce a controllare il pack e allontanare il Klagenfurt. Lo controlla forte, che va da Jos, di nuovo forte. Si fa vedere mantenuto sulle blu. Disco sulla destra per Rigoni, che ha spazio per entrare nel terzo attacco. Ancora Rigoni, si accentra molto bene. Va da Zampieri, Zampieri in mezzo per mantenuto. Ha una buona azione quella da Asiago. Riparte il Klagenfurt con Kappel che va al tiro. Una gran sassata quella di Kappel che non trova la porta. Disco che sbatte in balusta, torna buono per Rigoni. Nel terzo attacco appoggia Zampieri. Zampieri sulla sinistra, prova a difendere il pack. Con lui mantenuto. Ancora Zampieri, che lascia poi a Casetti. Casetti prova a saltare Kappel, non gli riesce, ma ferma anche l'avanzata di Kappel. Tiene il disco nel terzo d'attacco. Sta ancora cambiando linea. Disco controllato bene da Klagenfurt, che però poi allontana con una liberazione vietata. Ci sarà face off in avanti per la squadra giallorossa a 12 minuti e 42 dal termine del secondo tempo. Un'ottima giocata quella di Rigoni e Zampieri, con il passaggio poi di Zampieri al centro per mantenuto, che non è stato abbastanza preciso per mantenuto. Attenzione che è quindi sfumata. Poi torna subito nel terzo attacco l'Asiago con Gigliatti, che controlla il disco sulla destra. Gigliatti prova a centrarsi. Ancora Gigliatti, si lotta davanti alla porta. Lottano Michele Marchetti e Frovis. Il marchetti che poi si porta il disco nell'angolo, lo gioca per Gigliatti. Disco che gli viene toccato, cioè deve ripartire da zona neutra. Gioca il pack in avanti Casetti, ma non trova un compagno che era andato al cambio. Adesso deve ripartire dal terzo di difesa con Ginetti. Ginetti che poi usa la sponda per mettere il pack nel terzo attacco. Poi viene raccolto dal Klagenfurt, però riparte immediatamente con Kramer che va alla conclusione, spara sulle gambe di Casetti. Rimane avanti il Klagenfurt, altro tiro e altra parata di Vallini sul tiro di Hoffner. Quindi Bosco Jacobellis montare sulle blu, riescono a fermare l'azione del Klagenfurt, che è costretto ad abbandonare il terzo per non incappare in un offside. Porta il disco in avanti, alla fine lo perde così subito. Allora Klagenfurt che allontana, sul disco ci arriva Stefano Marchetti. Stefano Marchetti per Jacobellis, che allarga sulla destra, trova Salinitri che si aggiusta molto bene il pack. Sale sulla destra Salinitri, prova a sfondare in velocità. Ancora Salinitri, una gran giocata la sua, la parata di Usnik che riesce a trattenere. Gioco quindi interrotto a 11 minuti dal termine del secondo tempo. Inizia a prendere ritmo Salinitri. Questa sua giocata molto buona sulla destra. Salinitri che l'anno scorso non ha giocato nessuna partita, il campionato universitario canadese era fermo a causa del Covid, quindi per lui inizio di stagione difficile soprattutto per ritrovare il ritmo che aveva perso l'anno scorso. Lui che in Ontario Hockey League era stato un marcatore eccezionale. Klagenfurt che nel frattempo ha vinto
l'ingaggio, ha portato il disco nel terzo attacco. Gioco prova subito a recuperare. Mancus gioca il disco indietro, Parini a cercare Matotessari sulla da sinistra. Matotessari tocca per Stevan, Stevan per Vancus, Asiago che attacca, Stevan che arriva al centro, Vancus con il pack, prova a servirlo, non riesce ad arrivarci Stevan su questo disco, era ostacolato da un difensore austriaco. Asiago rimane in avanti lungo la sponda, sulla destra si lotta per il possesso del pack con Tessari e Stevan. La caccia del disco, ancora disco bloccato lì, ora è Vancus a fare sportellate, disco liberato dal Klagenfurt, controlla il pack con Malle, disco poi messo in avanti dietro la porta di Vallini, Vallini esce e lascia Jos. Controlla il disco Jos, salta uno dei giocatori in pressione, serve Forte che sale sulla sinistra, Forte va alla conclusione al lato, non di molto, un tiro di Forte, poi Zampieri sulla blu per Jos, un tiro di Jos deviato, finisce dietro la porta, sul disco ci arriva Alessandro Tessari, Alessandro Tessari viene messo giù regolarmente, si continua a giocare, sale il Klagenfurt, va a chiudere Zampieri, poi Jos di nuovo che trova Rigoni, Rigoni per Zampieri che spazia sulla sinistra, va giù Zampieri, prova la conclusione centrale para Usnik che trattiene, e ora c'è il power break, quindi qualche secondo di pausa. E 52 al termine del secondo tempo, risultato di 1-1, face off alla destra di Usnik. Ecco Bellis all'ingaggio, face off vinto da Klagenfurt. Ora controlla il disco dietro la porta, uscire il Klagenfurt, esegue in pressione con il primo blocco, ecco Bellis in avanti per Casetti, disco recuperato dal Klagenfurt che lo spedisce nuovamente nel terzo giallo-rosso, disco in avanti, Saliniti controlla il pack, serve Jacobellis che si accentra, ancora Jacobellis, alla fine perde il pack, esegue di ripartire da zona neutra, si scambiano il disco i due difensori, Casetti in avanti per Gigliatti, Gigliatti perde il pack, non riesce a controllarlo, allora Kramer che va alla conclusione, disco deviato nell'angolo, ci arriva Michele Marchetti, va a servire Casetti, Casetti in avanti, trova mantenuto per Michele Marchetti, gioco che sale, ancora Michele Marchetti, un'ottima giocata la sua, poi viene ostacolato, ci saranno due minuti di penalità, mantenuto per Gigliatti, sta uscendo Vallini, Gigliatti difende il pack, ancora Gigliatti, gioca il disco sulle blu per Parini che va da Stefano Marchetti, Marchetti non riesce a servire mantenuto, disco che viene toccato da Hunter Lugauer, allora due minuti di penalità, stavolta il giocatore è penalizzato, Andrei Tauschel, l'ex capitano dell'Udinese, giocatore di 37 anni, molto esperto, lui diverse esperienze sia con la nazionale slovena che internazionali in vari campionati,
Esatto, in superiorità numerica, quindi Stefano Marchetti allaga sulla destra per Vancus. Vancus va da Stevan, di nuovo Marchetti che serve Gigliatti, ma disco uscito in zona neutra, appunto con di Fanì. Gigliatti prova a liberarsi, riportare dentro il suo in zona offensiva, ci riesce, difende ancora il disco Gigliatti, un gioco in avanti per Michele Marchetti. Michele Marchetti sulla blu, Gigliatti va da Stefano Marchetti, seguito poi Stevan. Stevan mette il disco verso la porta, non trova però Michele Marchetti, ha giocato forse un po' forzata quella di Stevan. Fine Craga, un fortuna che è allontanato, che ora ci prova con il primo blocco, ancora 1 minuto e 15 di superiorità numerica, la squadra di Mattila. Ginetti da dietro porta per Magnabosco, disco che arriva poi a Jacobellis, che va subito sulla sinistra a Selinitri. Selinitri manda vuoto un giocatore ospite, ha già il controllo, ha mantenuto sulla destra, prova il tiro, disco deviato, finisce sui cristalli, ancora Siago in avanti, recupera il disco Magnabosco, rischia un po' ma riesce a servire Selinitri, poi Ginetti per Selinitri. Senti, va da Magnabosco, Magnabosco sotto porta, la parata di Usnik, una buona giocata quella di Magnabosco. Ancora 35 secondi di power play, Jacobellis sulla destra, in mezzo da Magnabosco, di nuovo Jacobellis, controlla il disco Jacobellis, in mezzo per Magnabosco che va alla conclusione da buonissima posizione, la parata di Usnik che trattiene. 5 minuti e 50 al termine del secondo tempo, super occasione questa per Magnabosco che ha dovuto affrettare poi il tiro perché stava arrivando un giocatore in pressione. Conclusione abbastanza semplice per Usnik. Klagenfurt che prova ad allontanare, ci riesce, disco che esce in zona neutra, ci arriva Joss che anticipa Fanì, difende il disco Joss, va all'indietro da Forte, forte per Joss che trova Vancus. Vancus lungo la sponda, non riesce a tenere il disco in avanti, finisce la penalità per Tauschel, Asago che deve ripartire da dietro, ora in 5 contro 5, servito Stevan in avanti per Matteo Tessari, poi Joss che porta il disco nel terzo attacco, Joss per Stevan che viene messo giù con un brutto fallo, ha preso una ginocchiata Stevan, si continua a giocare, c'è il braccio alzato, Stevan dolorante va verso la panchina, Asago che mantiene possesso il pack, Casetti per Joss, di nuovo Casetti, poi Joss per Jacobellis, Gigliatti, Jacobellis di nuovo, poi Gigliatti nell'angolo, Gigliatti prova a liberarsi, tiene il pack, torna da Jacobellis, Jacobellis per Ginetti, finta il tiro, serve Casetti, si gioca in 6 contro 5, ci prova da posizione defilatissima Gigliatti, disco che sbatte sui cristalli, torna il terzo giallo-rosso, prova ad arrivarci Casetti, conclusione forzata quella di Gigliatti, alla fine arriva il tocco da parte dei giocatori del Klagenfurt, ci saranno minuti di penalità per Lindner a 4 minuti e 17 al termine del secondo tempo, mentre Magnabosco va a parlare con i capi arbitri, vorrebbe una penalità ben più consistente dei classici 2 minuti per questa ginocchiata a Stevan, sono quei falli che possono veramente fare danni incredibili. Andiamo a rivedere, Stevan salta il giocatore Lindner che poi non fa niente per evitare il contatto, non è un fallo cattivo a mio avviso, Lindner non si aspettava probabilmente la giocata di Stevan, però una ginocchiata che può far veramente veramente male. Dovrebbero essere 4 minuti di penalità, infatti compaiono ora sul tabellone, 4 minuti 17 al termine del secondo tempo e 4 minuti di powerplay per l'amico Sasiago, credo scelta giusta da parte dei due capi arbitro. Ora ingaggio vinto da Jacobellis, disco sulla destra per nuovamente per Jacobellis, Sasiago che insiste, poi mantenuto, tiene il disco mantenuto dietro la porta, prova a giocarlo in mezzo, non trova né Magnabosco né Selinitri, Asago che va ancora in pressione, prova ad allontanare il Klagenfurt,
Tiene il disco Jakubelis sulla destra, appoggia mantenuto, disco sulla blu, Ginetti per mantenuto, mantenuto va da Jakubelis, di nuovo mantenuto, di nuovo Jakubelis, si è abbassato Selinitri che vorrebbe ricevere il pack, disco per lui, sporcato, lo mette giù Selinitri che controlla il disco. Disco poi al centro, non ha grande idea quella di Selinitri, disco un po' troppo fermo, un po' troppo statico, il power play stellato in questo momento. Senti, si è abbassato, ha cercato poi un passaggio difficile, gioco che forse deve cercare di fare qualche passaggio un po' più semplice anche sul perimetro dell'area, però più veloce, con scambi repentini e veloci in modo da muovere la difesa ospite. Ora Klagenfurt che guadagna qualche secondo importante tenendo il disco nel terzo attacco, il disco che finisce poi sulla rete di fondo campo, quindi gioco interrotto, 2 minuti e 49 al rientro di Lindner, sono 3 i minuti e 5 secondi invece al rientro alla squadra della seconda sirena. Il risultato che rimane bloccato sull'1-1 e soffre a destra di Ballini. Il gioco vinto è Klagenfurt. Disco spedito in avanti, Ballini lascia Stefano Marchetti, Stefano Marchetti per Gigliatti, Gigliatti subito sulla destra, un gran passaggio per Vancus che entra in terzo attacco ma poi è costretto a indietreggiare e torna in zona neutra. Stefan controlla il disco, lotta Stefan, gioco ancora, può entrare in terzo attacco, c'è spazio per Michele Marchetti che si accentra ancora, Michele Marchetti il suo tiro centrale, di nuovo Michele Marchetti con il disco finisce dentro la porta, poi Gigliatti che va da Vancus, Vancus per Stefano Marchetti, il tiro di Stefano Marchetti, la parata di Usnik che trattiene, 2 minuti e 9 secondi al termine della penalità del power play stellato, ha avuto una super occasione da gol Michele Marchetti. Allora vedremo se la prima linea riuscirà a creare qualcosa di interessante, il face off va mantenuto, ingaggio vinto. Magna Bosco subito indietro per Ginetti, Ginetti per Selinitri, ottima la pressione del Klagenfurt e poi allontana il pack, la ripartita dietro da Asiago, Jakubelis per Ginetti, Ginetti va da mantenuto, mantenuto entra in zona offensiva, poi Selinitri che tocca indietro, non trova però un compagno, allontana il Klagenfurt, male questi primi tentativi di impostare il power play della prima linea, troppe imprecisioni. Ora Ginetti per Selinitri, Selinitri in avanti, Asiago prova a sfondare che con Magna Bosco che fa una giocata delle sue, disco in mezzo per Jakubelis, gol mancato incredibilmente, Asiago che insiste, il tiro di Selinitri che non trova la porta, disco che sbatte sulla balaustra e torna in zona neutra. Attenzione al Klagenfurt, ancora pericoloso in avanti, chiude bene Ginetti con l'aiuto di mantenuto, mantenuto che può far partire Michele Marchetti, passaggio non precisissimo, non aggancia Michele Marchetti, Asiago che recupera il pacco, ottima giocata di Selinitri che poi perde il disco che gli scappa dal controllo, allontana il Klagenfurt, ancora 52 secondi di superiorità numerica, di nuovo dentro il secondo blocco, seconda chance per la seconda linea che ci prova ora, attacca Gigliatti in velocità sulla destra, va dentro Gigliatti, porta il disco dentro la porta, serve sulla blu forte, forte va da Stefano Marchetti, il tiro di Stefano Marchetti, la deviazione di Vancus, ottima deviazione ma disco che finisce fuori dallo specchio della porta, ancora Asiago recupera il pack, attenzione a Gigliatti che può andare giù sulla sinistra, ancora Gigliatti, Gigliatti si ferma, scarica su forte, forte probabilmente il disco al centro che viene intercettato, allontana il Klagenfurt, disco spedito dall'altra parte del campo, ultimi 10 secondi di penalità per Lindner, 25 alla sirena che sancirà la fine del secondo tempo, entra in terzo attacco Matteo Tessari, però dagli una mano giusta anche Stefan, una buona notizia, Stefan nuovamente sul ghiaccio, disco sul blu, Joss prova il tiro, Joss la parata con la punta del gambale da parte di Usnik e suona la sirena, finisce il secondo tempo, risultato di 1-1, due o tre occasioni incredibili per l'Asiago nel corso dei 4 minuti di superiorità numerica, purtroppo fallite per la squadra di Matila, e quindi il risultato che rimane di 1-1,
dopo 40 minuti di gioco. Andiamo a rivedere i gol che hanno caratterizzato questo secondo tempo. Questo è il gol di Salinitri, che spara il disco tra i gambali di Usnik e trova l'1-0 per la Migros Asiago. Passa proprio tra i gambali del gol sloveno. Poco dopo arriva il pareggio, 1 minuto e 20 dopo, 1:18 per la precisione, il tiro di Kappel. Anzi no, non è vero, Kappel si trova davanti alla porta, quel che è stato assegnato a Kappel, però la deviazione sembra solo di Mantenuto. Mantenuto, disco che sbatte su Mantenuto, Vallini di nuovo Mantenuto e alla fine carambola in porta. Una situazione abbastanza fortunosa per il Klagenfurt, con il disco che gioca a pinball su Vallini e Mantenuto, e alla fine finisce in fondo il sacco. A questo punto un quarto d'ora di pausa, ci sentiamo poi sempre qui in diretta dell'Odegaard per andare a commentare il terzo tempo.
Torniamo in diretta dallo stadio Odegar di Asiago, manca un minuto e 20 al terzo tempo. Risultato di 1-1 dopo i primi 40 minuti di gioco. Asiago che ha sbloccato il risultato in avvio di secondo tempo con la rete di Sali Nitrica. A breve andremo a rivedere, eccola qui, subito pronta la nostra regia, il passaggio di Ginetti per Sali Nitrica, infila il disco tra i gambai di Usnik e porta avanti la squadra stellata. Possiamo vedere anche da dietro, tiro preciso che passa tra i gambagli, Asiago in vantaggio. Passa 1 minuto e 18, Asiago che perde il disco in zona di difesa, un tiro di Tyrick, il disco che carambola tra Mantenuto e Ballini e poi finisce in fondo il sacco. Gol che viene assegnato a Capel. Capel lo vediamo qui davanti alla porta, giocatore marcato da Mantenuto, non sembra toccare il disco l'attaccante numero 70. Gol che viene comunque assegnato a lui e quindi 1-1, pareggio immediato del Klagenfurt dopo il vantaggio dell'Asiago. Asiago che poi sulla conclusione della frazione centrale ha avuto 4 minuti di superiorità numerica, ha avuto 2 o 3 occasioni veramente buone per andare in vantaggio con Michele Marchetti prima e con Jacobellis poi, che non è riuscito a toccare un disco messo al centro splendidamente da Magnabosco. La porta era praticamente sguarnita, ma Jacobellis non ci è arrivato. Si riparte quindi con il primo disco giocato da Asiago. Prova a recuperare subito Sali Nitri, che controlla ora il pack servito da Magnabosco, entra sulla sinistra Sali Nitri, disco sulla blu, tiro di Casetti che va a fil di palio, c'era anche Jacobellis lì pronto a toccare il pack. Riparte il Klagenfurt, Frovis va dietro la porta, disco sulla blu per Kappel, il suo tiro che c'entra i pattini di Magnabosco. Magnabosco prova a lanciare Jacobellis, era un buon passaggio, non è riuscito a agganciare il disco di Jacobellis, che lo fa ora dopo il tocco del Baleustra. Gioco in pressione con la seconda linea, viene fermato Gigliati da Primle, scontrato dal Klagenfurt, va a chiudere molto bene Mantenuto in zona neutra, mette il disco in avanti, non trova Gigliati, che ha dovuto disinteressarsi il disco per non vedersi fischiato un offside. Controllato ora dalla squadra ospite. Parini tiene il disco in avanti, discutore alla porta di Usnik, fa ripartire il Klagenfurt, disco allontanato, controlla Stefano Marchetti che lancia subito Gigliati. Gigliati per Mantenuto, un gran passaggio, il tiro di Mantenuto con la spalla a Usnik, che poi è costretto a trattenere. Ingaggio in zona offensiva per la squadra stellata dopo 1 minuto e 36 di gioco. Gigliati che in certi momenti sembra avere gli occhi anche dietro la testa. Quindi un ottimo passaggio per Mantenuto. No look. Si prova a rigiocare l'ingaggio con un disco che era finito immediatamente da parte di Usnik, che ha trattenuto. Off sulla destra, Stevan all'ingaggio, quando Kramer, giunto a Stevan, Vankus sulle blu per Jos che va da Forte, ha rischiato un po' Jos, poi il tiro di Forte toccato da Stevan, disco di mani la porta, lo controlla Kramer, lo porta in zona neutra, gioca per Hofner, gioca per portare fuori il pack, Tessari sulla destra per Vankus, che spazio, va giù Vankus, prende la mira ma non inquadra lo specchio della porta. Disco finisce sui cristalli di fondo campo. Bellini lascia il disco dietro la porta a Jus. Esce Jus correndo qualche rischio, controlla bene il disco, serve Alessandro Tessari che ha spazio sulla sinistra. Va dentro, c'è Zampieri al centro, si porta il disco dietro la porta, Alessandro Tessari in velocità. Scarica poi su Ginetti. Ginetti salta un giocatore, va dietro la porta, ancora Ginetti. Tiene bene il pack. Sempre Ginetti che poi ci prova, disco bloccato davanti alla porta di Usnik. Masiago che insiste con Zampieri e poi Rigoni. Di nuovo Zampieri dietro la porta. Un'altra ottima prestazione della quarta linea questa sera.
Zampieri ci prova da dietro la porta. Salve Klagenfurt, ma ancora siamo con il pack Ginetti delle blu. Il suo tiro, la deviazione di Zampieri. Aveva già segnato su una deviazione nell'ultimo match casalingo con il Salisburgo. Diego che va in pressione sempre con Zampieri e Alessandro Tessari questa volta dietro la porta di Usnik. La squadra nell'angolo di destra, un ottimo lavoro della quarta linea. Sbloccato in sponda, lo porta fuori il Klagenfurt. Prova il contropiede, Rigoni in backcheck, generoso anche in fase difensiva. Scontato a Kappel, sbaglia il passaggio, recupera il disco Lindner, mette il disco in avanti, ci può arrivare Alessandro Tessari, gioca l'indietro per Casetti. Casetti va a cercare Ginetti, non lo trova, attenzione, un'occasione per il Klagenfurt, occasionissima davanti la porta per Kappel, che manca l'appuntamento con il gol, spedendo il disco a lato. Assiste Klagenfurt con Frovis, prova il tiro, colpisce però Lindner, ci prova anche Lindner, su di lui Zampieri, una quarta linea parecchio stanca e sul ghiaccio da diverso tempo. Dietro la porta di Vallini, Kappel gioca di scoppio sulle blu, non riesce a tenerlo in zona offensiva, Malle così la possibilità di cambiare linea. Torna sul ghiaccio il primo blocco, dietro la porta di Vallini ci arriva Stefano Marchetti, disturbato da Kappel, disco riconquistato da Klagenfurt, Malle va via, Jacobellis, disco in avanti per Kappel che lo mette al centro, non ci arriva nessuno dei suoi. Stefano Marchetti prova ad addomesticare questo pack, non ci riesce, riesce però poi a chiudere consentendo così l'intervento di Salinitri, calza il disco, mette in zona neutra. Ora Klagenfurt, è un buon momento per il Klagenfurt dopo la spinta offensiva della quarta linea. Ora il Klagenfurt invece a tenere il disco nel terzo d'attacco con insistenza. Magnabosco in avanti per mantenuto, di nuovo Magnabosco che ha spazio, cerca Salinitri, un passaggio non bellissimo di Magnabosco, c'era spazio per Salinitri per affondare sulla sinistra. Klagenfurt che porta il disco in avanti, va a chiudere Parini che controlla il pack, gioca in avanti per mantenuto, fermato mantenuto, Fani al centro, ottima occasione per il Klagenfurt, il tiro, la parata di Vallini che poi trattiene sul tiro di Sunic. 14 minuti e 32 al termine del terzo tempo, risultato di 1-1, che soffre la destra di Vallini. Stevan al face off, ho vinto da Stevan Jus, non riesce a portare fuori il pack, mantiene dentro il Klagenfurt, lontana poi la Jago in zona neutra, ci arriva Kramer, su di lui Stevan, poi arriva anche Matteo Tessari, disco al centro per Vankus che serve subito Matteo Tessari, al centro per Jus, il tiro di Jus con la spalla, Usnik prova a tenere il disco in avanti l'amico Sasiago con Stevan, il Klagenfurt porta il disco in zona neutra, disco controllato la squadra ospite dietro la porta di Usnik, cambio di linea per l'amico Sasiago dentro la quarta, disco giocato in avanti, non ci arriva Rigoni, avanti quindi il Klagenfurt, si lotta lungo la sponda, Morioni e Casetti a caccia del pack, disco giocato in avanti da Casetti, non trova un compagno, può recuperare il disco Malle, poi Lindner, viene fermato da Stefano Marchetti, disco rimane lì, poi Jacobelli e Ginetti, Stefano Marchetti di nuovo per Ginetti, Ginetti va da Magnabosco, Magnabosco per Stefano Marchetti che sale e cerca Salinitri, non preciso il suo passaggio, Salinitri si è dovuto fermare sulla blu per non finire in posizione regolare,
poi Parini che prova a difendere il pack, lo spedisce in avanti, esce Usnik della gabbia, pressione Jakobellis, esco in zona neutra, Marchitti alza il pack, lo spedisce in avanti, può ripartire il Klagenfurt, disco messo in terzo d'attacco, ci arriva Jus, si deve impegnare, poi mantenuto con Gigliati per possesso del pack, disco per Michele Marchitti che lo perde sull'attacco di Frovis. Controlla il disco il Klagenfurt, la prova a salire, disco messo in avanti, ci può arrivare Michele Marchitti, serve subito Jus, si propone Stevan, servito Stevan che arriva in velocità, porta il disco in avanti, scarica su Gigliati, Gigliati nuovo per Stevan, ancora Stevan lungo la sponda, in mezzo a due, prova a difendere il pack, sempre Stevan che alla fine riesce a toccarlo dietro la gabbia, non c'è nessuno dei suoi, però pronto a raccoglierlo, disco in zona neutra, controlla Jus che va da Vankus, Vankus con un'ottima pattinata entra in zona offensiva sulla destra, scarica nell'angolo, non ci arriva Tessari, proverci Stevan nell'angolo di sinistra, scontrollato nuovamente dagli ospiti, ora escono dal terzo di difesa, riconquista il disco Vankus, una buona giocata, poi non riesce a scappare a Sablatnig, il disco ci arriva Jus, controlla il disco Jus, serve Vankus nuovamente sulla destra, Vankus per Alessandro Tessari, entra in zona offensiva, non riesce a controllare il pack, parte il Klagenfurt, Kramer, poi il tiro, la parata di Ballini sulla conclusione di Unterlugauer, Zampieri porta il disco in avanti, la caccia del pack Zampieri, disco viene controllato del Klagenfurt ora con Hoffner che porta il disco in avanti, chiude bene la difesa stellata, Casetti in avanti a cercare Magnabosco, Magnabosco arriva sul pack, ancora Magnabosco si ferma, trova Salinitri, Salinitri sulla destra, mette il disco al centro, non ci arriva Jakobellis, disco sulla blu, Parini, il tiro di Parini deviato antiporta, si salva il Klagenfurt, cioè deve ripartire a zona neutra, Jakobellis per Parini, Parini per Salinitri, non trova un compagno, mette il disco in avanti in Klagenfurt, Parini a anticipare Frovis, mette il disco all'indietro per Jakobellis, su di lui due giocatori, disco riconquistato e Klagenfurt occasionissima, salva Ballini che tiene il risultato sull'1-1 parando la conclusione di Kappel, ora power break. Torniamo in diretta dall'Odegaard, 9 minuti e 24, la terza sirena, face off alla sinistra di Ballini, risultato sempre di 1-1. Mantenuto l'ingaggio, face off vinto contro Fanì, disco subito lungo la sponda, Michele Marchitti va a servire Gigliati, Gigliati per Forte, controlla bene, attenzione a Forte, avanti la porta, Forte, centrale a sua conclusione, la parata di Usnik. Troppe imprecisioni sotto porta per l'Asiago nelle ultime partite, tante occasioni come questa con tiri che finiscono o fuori della porta o centrali, rischi facili poi per i portieri, qui un'occasionissima incredibile, questa che stiamo rivedendo, quella di Kappel, poco dopo quella di Forte, lanciato a rete da Gigliati,
Attenzione, siamo con Gigliatti davanti alla porta, servito da Mantenuto. Altra parata di Usnik. Allontana il Klagenfurt, liberazione vietata. Ingaggio nel terzo offensivo per la squadra giallorossa. Si può con la terza linea. 8 minuti e 55 al termine. Andiamo a rivedere l'occasione per Forte. Qui Gigliatti lo vede, lo serve subito. Forte è bravo ad aggiustarsi il disco con il pattern, poi va il tiro, ma tira in pancia a Dusnik. Zona neutra il pack, Fanny su di Matteo Tessari, anche Stevan mette disco in avanti, buono per Vancos, non riesce a tirare Vancos, ci prova Matteo Tessari, disco respinto, rimane nel terzo offensivo l'Asiago, un giocatore del Klagenfurt a terra, si teneva la mano sul volto, si trattava di Lindner. Andiamo a rivedere il tiro di Matteo Tessari con il disco che si impenna e finisce sul volto di Lindner. Un'altra parata di Usnik. Una conclusione seguita l'ingaggio vinto da Jakobeldis. Face-off sulla destra di Usnik, 8 minuti e 28. Al termine di questo primo tempo, nuovamente Jakobeldis sul punto d'ingaggio. Ingaggio vinto, Magnabosco ci riprova. Leggermente alto il suo tiro, disco che finisce fuori dal rettangolo ghiacciato. Nuovamente ingaggio in avanti per l'Asiago. Nuovamente sulla sinistra. Ancora Jakobeldis contro Kappel. Contendersi il pack i due. Ha già vinto ancora una volta Jakobeldis. Magnabosco per Salinite mette il disco lungo la sponda. Ci arriva Ginetti. Disco rimane nell'angolo. Ne approfitta il Klagenfurt. Ginetti chiude bene. Tiene il disco in avanti. Non ci arriva Jakobeldis. Porta il disco in zona neutra. Frovis viene fermato da Salinitri. Disco lì indietro. Ginetti per Casetti. Casetti va da Salinitri che appoggia nel terzo d'attacco. Tauschel gioca disco nell'angolo, ci arriva Mantenuto. Mantenuto porta il disco dietro la porta, ancora Mantenuto, disco sulla blu, Forte appoggia Stefano Marchetti, prova a mettere il disco in avanti, la deviazione di Mantenuto, è stato bravo Usnik ad aprire il gambale sinistro con la deviazione, quello stava prendendo un controtempo, per sua fortuna non era velocissimo il pack. Ingaggio sulla destra, Mantenuto contro Kramer, face off vinto da Mantenuto. Stefano Marchetti appoggia Gigliatti, Gigliatti nuovo per Marchetti, disco che tocca il pattino giocatore austriaco, già riesce a mantenere il disco nel terzo attacco. Mantenuto nell'angolo, prova a difendere il pack con lui Gigliatti, porta fuori il pack Gigliatti sulla blu per Stefano Marchetti, il tiro di Stefano Marchetti deviato, poi di nuovo Mantenuto. Tutto il centro per Gigliatti, si libera bene Gigliatti davanti alla porta, Gigliatti difende il disco benissimo e poi lo deposita in fondo al sacco. 7 minuti e 4 secondi al termine del terzo tempo, Asiago che torna in vantaggio con Stefano Gigliatti. Gol tutto da rivedere, quello del nuovo attaccante stellato. Qui Mantenuto come sempre un ottimo lavoro, poi Gigliatti difende il disco molto bene, due finte davanti alla gabbia e disco in fondo al sacco. Asiago avanti per 2-1, riapprezziamolo anche da dietro, si libera il difensore, poi finta contro finta e disco alle spalle di Usnik. Una grandissima giocata quella di Gigliatti, ma non da sottovalutare come sempre il lavoro di Mantenuto. Asiago che rimane nel terzo d'attacco, disco nell'angolo di destra, Stevan e Vancus
Mancus dietro porta, prova a mettere il disco in avanti, disco che arriva a Parini, Parini non tira, serve nuovamente Mancus. Mancus prova il tiro, disco viene toccato da Wozniak che finisce fuori dal rettangolo ghiacciato. Scusate, fuori dalla zona. Ci sono però minuti di penalità. 2 minuti per il Klagenfurt per colpo di bastone. Il giocatore penalizzato si è messo il numero 64, Prime. Ingaggio sulla destra per la squadra giallorossa. Jacobellis, ingaggio vinto. Disco per Ginetti. Ginetti sotto porta, trova mantenuto. Mantenuto va da Jacobellis. Jacobellis torna da Ginetti, di nuovo Jacobellis che trova Salinitri largo sulla sinistra, il suo tiro forte, la parata di Usnik. Salinitri a tenere il disco in avanti, Magnabosco appoggia, mantenuto subito lungo la sponda per Jacobellis, gli scappa il pack, disco che viene allontanato dal Klagenfurt, è messo dietro la porta di Vallini. Vallini lascia a Ginetti. Ancora 1:20 di power play. Ci prova la seconda linea stellata che va giù in velocità con Michele Marchetti. Marchetti dietro la porta per Stevan. No, a cercare Marchetti, passaggio non precisissimo. Rimedia Vancus che va da Gigliati. Gigliati per Marchetti, Marchetti per Stevan. Disco in mezzo, la parata di Usnik. Poi Michele Marchetti, altra parata di Usnik. E Klagenfurt che può allontanare. Però 2-3 passaggi veloci da parte della seconda linea che, come dicevo prima, alla fine sono quello che servono, hanno spostato la difesa, è arrivato il tiro di Stevan che ha messo in difficoltà subito il goalie ospite e i suoi difensori. Allontana il Klagenfurt, ultimi 35 secondi di superiorità numerica per la squadra stellata. Stevan arriva sul pack, mi gioca dietro porta per Stefano Marchetti. Bloccato in sponda, lo controlla ora Gigliati dietro la porta di Vallini. Gigliati lo alza e lo mette in zona neutra, ne caccia in avanti il Klagenfurt, controlla Vallini. Ginetti dietro la porta, Ginetti per Casetti, Casetti va da Salinitri, Salinitri per Magnabosco. Disco spedito in avanti da Magnabosco, è stato bravo a controllare questo pack, c'era anche Prime che usciva dalla panca puniti proprio dove sarebbe andato a giocare il disco Magnabosco. Ora disco riconquistato da Klagenfurt che sale sulla sinistra, va a chiudere Ginetti, disco tenuto in avanti da Lindner su di Jacobellis, poi Fanny, disco nell'angolo, ci arriva Ginetti, controlla il disco Ginetti, lo gioca dietro la porta, controlla Vallini che poi alla fine è costretto a bloccare. Un po' impacciata qui la manovra stellata che di fatto regala un ingaggio in avanti al Klagenfurt a 3 minuti e 43 dal termine del terzo tempo. Kappel dietro la porta su Riparini, poi Frovis, disco sulla blu, tenuto dentro Thieler, Thieric, disco in avanti, provaci mantenuto, disco che si impena, finisce fuori dal rettangolo ghiacciato, c'è una deviazione secondo il Leisman, gioco quindi interrotto, non c'è penalità. Fissoff alla sinistra di Vallini, cambia la coppia di difesa, Matila mantiene il terzetto d'attacco. Scontrollato da Gigliati che non riesce ad allontanare, rimane davanti il Klagenfurt, di nuovo Gigliati però dopo un tocco di forte riesce a servire Michele Marchetti che si libera benissimo il suo tiro, la parata di Usnik. Padre Klagenfurt, disco messo in avanti Sunish, contro mantenuto,
Già riconquista il pack. Gigliatti lo alza, lo mette distante. Prova a arrivarci in velocità Michele Marchetti, che poi va alla conclusione. Disco che passa alto sopra la traversa. Una raccolta addirittura del Ginetti, tentazione di difesa. Servito nuovamente Michele Marchetti, che prova una giocata difficile. Viene fermato lungo la sponda. Si lamenta con l'arbitro Michele Marchetti. Un gioco Mozzi per la carica subita. La squadra controllata da Klagenfurt, che prova a salire. 2 minuti e 10 al termine. Vancus su Vitashel. Escono quella sponda. Kappel, uno dei più pericolosi del Klagenfurt. Esce in zona neutra. Sale Frovis. Riparte da dietro, sbaglia il passaggio, che viene comunque recuperato da uno dei suoi. Poi Jacobellis perde il pack, di nuovo Jacobellis, riesce a toccarlo per Vancus. Vancus mette il disco in zona neutra, ha tolto il portiere del Klagenfurt. 1 minuto e mezzo al termine. Tauschel va dietro la porta, vuole organizzare la manovra dei suoi. Esegue sul ghiaccio con il primo blocco. Sai Tauschel, che scarica su Frovis. Frovis spedisce il disco lungo la sponda. Ci arriva Stefano Marchetti, che poi allontana e mette il disco all'altra parte del campo. Ma regala una liberazione vietata al Klagenfurt, che ha 1 minuto ora di speranze ancora per, da potersi giocare. Chiama il time out. Time out richiesto dal Klagenfurt. Qualche secondo per i due allenatori. Anche Matilan approfitta per dare indicazioni ai suoi. Klagenfurt che ha già tolto il portiere. Prova il tutto per tutto in 6 contro 5. Andiamo a dare un'occhiata agli altri risultati. Vediamo se facciamo tempo. A Vienna ha vinto Esenitz 10-2, a Felkir che si è imposto Renon per 6-1, lo Zelian si è vinto 5-4 contro il Fassa, mentre a metà tempo il Gardena sotto per 4-3 contro il Merano. Face off in avanti per il Klagenfurt. Face off la sinistra di Vallini. Porta sguarnita per gli ospiti. Ecco Bellis, va all'ingaggio contro Kappel. Ha già vinto Jacobellis. Stefano Marchetti non riesce ad allontanare. Rimane avanti Klagenfurt con Fani. Di nuovo Stefano Marchetti, che tocca in sponda. Ci arriva Salinitri, che si allunga il pack. Prova ad arrivare per primo, lottando contro Tyrick. Riescono nel terzo attacco. Jacobellis non riesce ad andare alla conclusione. Disco riconquistato nuovamente dal Klagenfurt, che ha ancora una trentina di secondi. Prova a ripartire. Disco giocato in avanti. Fani fermato da Salinitri. Ancora Salinitri. Poi Jacobellis che alza il disco, lo mette in zona neutra. E arriva il fischio del Leisman. Mi sembrava fosse rimasto sulla blu il pack. Ha alzato il braccio però il Leisman. E non ci sono proteste da parte del Klagenfurt, quindi a questo punto probabilmente ho visto male io. Si riprenderà con un face off in zona neutra quando mancano 20 secondi al termine. 2-1 per l'amico Sasiago. Disco spedito in avanti da Mantenuto, direttamente dall'ingaggio. Klagenfurt che prova a salire. Kappel entra in zona offensiva, si allarga sulla destra. Ancora Kappel non riesce a tirare. Faceva un colpo di bastone, si lamenta Kappel. Ultimi secondi, disco riconquistato da Michele Marchetti, che prova la conclusione, colpisce l'esterno della rete, suona la sirena e finisce qui il match. Asiago che conquista i 3 punti vincendo 2-1, una partita difficile e sofferta, con Asiago che ha mancato l'appuntamento con dei gol già fatti che sicuramente avrebbero semplificato la vita nel proseguo del match. Ma alla fine quello che conta sono i 3 punti e Asiago che li conquista, li porta a casa. E ora potrà prepararsi al meglio per il prossimo match,
che è in programma per sabato all'Olimpico di Cortina, dove andrà in scena il primo derby veneto della stagione. Asiago vince 2-1, appuntamento per chi seguirà la partita su Radio Asiago a sabato. Edoardo Mantovani, un ringraziamento per averci seguito anche questa sera in diretta dell'Odegar. Appuntamento al prossimo match a casalingo. A tutti quanti una cordiale buonanotte.